Quest'oggi, ragazzi, ho scaricato Minecraft in giapponese con una mappa fatta da un giapponese per la community giapponese. Sono molto curioso di vedere di cosa si tratta, quindi apriamola. Già tanto non ci capisco niente, però per fortuna con il linguaggio di Minecraft dovrei andare sul sicuro, no? Wow! Ma che cavolo... Ah sì, ah certo, c'è scritto: lasciate un mi piace a questo video, Kendall è il migliore imperatore del mondo. Grazie, grazie, anche in Giappone lo sanno ovviamente. Oh, ci abbiamo delle ceste. Però prima c'è un leggio, quindi che sicuramente non sarà scritto in giapponese, vero? Ah no, infatti. Ok, c'è scritto, sì esatto, Kendall è il migliore imperatore del mondo. Questo video sarà sicuramente molto molto bello. 1, 2, 3, 4, 5 stella. Ok, beh, chiaramente io non ci capisco nulla di questa lingua, ma se qualcuno di voi è giapponese e vuole tradurre, mi raccomando, fatelo nei commenti. Ok, allora ci sono due ceste. Ok, ceste con armature e spade. Come faccio a sapere qual è la spada giusta adesso? Allora, facciamo così, qua c'è scritto X, qua c'è scritto V, quindi presumo che quella con X sarà tipo sharpness 10. No, forse questa è sharpness, oddio, non ne ho idea, prendiamo questa, dai. Poi prendiamo delle armature che non sono rotte, ecco. Ma perché mi dà già le armature potenti, scusa? Cioè, che cosa devo fare? Se ho già tutto quanto? Qual è lo scopo del video? Poi abbiamo delle pozioni, le enderpearl, le mele d'oro OP. Fino a qua, ragazzi, ci siamo, perché per fortuna posso vedere le immagini e capisco esattamente. Wow, che figata, gli scudi personalizzati! Voglio prendere questo, vediamo. Bellissimo! Ok, c'è dell'altro, un arco. Prendiamo quello con X. Secondo me qua c'è scritto power 10. Forse, non lo so, non ne ho idea, ragazzi, onestamente. Vediamo quest'altra cesta. Cosa sono questi? Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Ve l'ho detto, stiamo giocando a Minecraft giapponese, quindi è normale che alcune cose non le conosciamo. Anche queste pozioni verdi, che cosa sarebbero? Scusa, aspetta, me ne voglio bere una. Voglio vedere che cosa fanno. Che mi ha dato? Niente, non è servito a nulla. Poi perché il fuoco è viola? Ok, 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 allora, il totem della non morte. Uno è incantato, l'altro no, il cibo incantato. Boh, facciamo così, totem ne mettiamo due. Queste sono instant health, secondo me. Questo dovrebbe essere jump boost, resistenza al fuoco. E questo non ne ho la più pallida idea. Questi cosi che cavolo sono? Fammelo prendere. Sembra tipo un mini tetto. Ah, lo posso lanciare? Bene, allora prendiamoli tutti, non si sa mai. E questi erano i preparativi per entrare nel mondo giapponese. E adesso entriamo. Bam. Wow. Cosa? Ah! No, di già? Ma che cavolo? Ma che è l'Ender Dragon giapponese questo? Oh, ma è stupendo. Allora, lo posso attaccare? Piano, 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 piano. Facciamo così, mangiamoci una mela d'oro. Ragazzi, è terrificante. Fa super paura. Ok, lo posso attaccare, come vedete in alto, ragazzi. Gli ho tolto già un pochettino di vita. È a 9.993 di vita. Wow, sta morendo praticamente. Su 10.000. Ok, il mio arco gli fa un bel po' di male. No, 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 no. Schiva. Oh, cavolo. Ma che è sta bestia? È fighissima. Ma poi dove cavolo mi trovo? Mi stai dicendo che questo è tipo land giapponese? Oh, oh, aiuto, 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 aiuto. Ora spara di nuovo. Ok. Prendi questo. Gli do un colpo nella faccia. Ok, gli ho tolto qualcosina. Però non sta morendo. Dai, veramente? Cioè, gli tolgo soltanto 20 alla volta e gli devo togliere 10. Mia! Mi fa male, mi fa male. No, 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 no. Ci muoio, ci muoio, ci muoio. Mangia la mela d'oro. Beve instant health immediatamente. Cosa c'è scritto? C'è scritto break? Ci avrà tipo uno scudo, forse. Scendi se hai il coraggio, Ender Dragon. Break. Cosa devo break? Perché? Che cos'è sto coso? C'ho il fuoco perenne addosso. Ok, non ci dobbiamo fare troppe domande, ragazzi. Non conosciamo questa mappa, non conosciamo. Magari è una citazione a qualcosa che i giapponesi conoscono. Non ne ho idea. Aia, aia, aia. Mangia la mela d'oro. Tanto ne ho 64. Com'è possibile che sia così tanto potente nonostante le mie armature e le mie spade tecnicamente dovrebbero essere maxate? E soprattutto lui è il primo boss. Cosa c'è dopo di lui? Ho un po' di paura, onestamente. Niente, non riesco a prenderlo. Gira in modo che non riesco a prenderlo con arco e frecce. Oh, è sceso. Oh, che è sta roba? Mi ha one shottato. No, dai, non scherziamo. Fermo, fammi riprendere. Ok, è ritornato tutto come prima. Ma ragazzi, ma... No, non è possibile. Prendiamo ste robe, che secondo me queste sono tipo le chiavi per ucciderlo. Non ne ho idea. Se soltanto capissi il giapponese, maledizione. Cosa c'è scritto in questo libro? Ah, certo. Ah, ok. Sì, ovviamente. Normal, hard, expert, ultimate, master e impossible. Mi sa che io sto giocando impossible. Aspetta, forse posso... Non lo so. Cosa ho fatto? Forse così è facile. Ok, credo di aver messo difficoltà facile. Spero. Ma ragazzi, ma siamo fuori di testa?
Ma stiamo scherziamo? Ma come dovrei fare a uccidere un boss del genere? E cosa me ne faccio delle Ender Pearl? Ok, riproviamoci. Mangia la mela d'oro. Adesso che so che sono contro un boss gigante. Eccolo, eccolo, eccolo. Allora, sì, tira pure quello che devi tirare. Io ti tiro qua. Maledizione, si sposta ogni volta che provo ad attaccarlo. Vieni qua. Mostra un po' di rispetto al tuo imperatore. Guarda che le frecce non lo pigliano. Ok, l'ho preso un po', ma gli ho tolto soltanto 4 di vita. Mi sa che sta per scendere. Ok, attacchiamolo. Tiramogli sti cosi. Qualsiasi cosa siano. Non gli sto facendo nulla. Non gli ho fatto letteralmente niente. Ah, aiuto. Ma certo che non gli ho fatto nulla, perché li ho piazzati. Ok. Quindi se li tiro, li piazzo. E a cosa servono? Non lo so. Però li ho lanciati tutti quanti per terra. Forse sono una specie di magia. Ah! No, schiva! Maledetto, ti piglio in testa ora. Ehi! Non volare. Ragazzi, questa è praticamente la sfida più difficile che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ma posso cambiare tipo la lingua? Sì che posso! Italia! Sicuro sto morendo. 100% sono già morto. Sono morto? No, sono ancora vivo. No. Mi ha bloccato. Mangiare mela d'oro. Ok. Che cosa c'ho quindi? Affilatezza 5, aspetto di fuoco 10. Bene. Qua? Niente, qua è tutto in giapponese. Comunque, questi oggetti? Che sono, delle bombe? Oh! Ho capito! Sono delle bombe! Forza draghetto, vieni qua. E ti piglio a bombate in testa. Ok, il mio arco gli sta facendo qualcosa. Sembra tipo il drago di Yu-Gi-Oh. Continua ad attaccarlo. Non gli faccio nulla. No! Sta lanciando delle bombe lui! Bombe di fuoco. No. Quelli viola poco fa mi hanno ucciso. Facciamo attenzione al fuoco viola. Continuiamo ad attaccarlo con l'arco. Come vedete sta perdendo effettivamente della vita. Non molta, ma la sta perdendo. Devo farlo atterrare qua, ragazzi, così faccio esplodere queste bombe. In questo modo dovrei riuscire a distruggere la sua corazza, spero. Pioggia di fuoco. Wow, è spettacolare. Ma ragazzi, Minecraft giapponese è molto più figo del nostro Minecraft, se posso dirlo. Altro che l'Ender Dragon. Guarda quanto va veloce, non riesco a prenderlo. Ok, ragazzi, gli sto togliendo un bel po'. Tra non molto scende a 98.000 di vita. Sì. Bam, è sceso, 98.000. Teniamo il totem della non morte in mano, ragazzi, non si sa mai. Questo fuoco viola, aia, ecco, lo sapevo. Ci ha provato a uccidermi. Che cosa è successo? È diventato tutto viola. Allora, c'è un altro totem, sì, ce l'ho. Cosa? La mia armatura si sta già rompendo? Raga, non va bene. Dimmi che è vulnerabile, forse ora lo posso attaccare con la spada? Gli ho tolto un botto, è più vulnerabile. Ragazzi, gli ho tolto tantissima vita. Credo di aver capito. Non ho capito un cavolo. Ok, proviamo ad attaccarlo con la spada. No, non va. Magna testa mela. Ok, adesso sta perdendo lo scudo viola, se vedete. Ho già usato il totem. Non capisco niente, dove sono? Ho bisogno di altri totem. Ah, è una tempesta di fuoco. Dove sono le mie bombe? Dove le ho messe? Sono esplose. Mi sa che sono esplose. Cosa sta facendo? Mi sa che è giunta la mia ora, ragazzi. Mammazza. Allontanati. Mangia la mela d'oro e allontanati. Sì, vabbè. Mi ha rotto pure l'elmetto. Sono più morto che vivo, ragazzi. Sono più morto che vivo. 6570. Continua a mangiare mele. Sta sparando qualcosa. Allontanati. Vabbè, ma è diventato un campo da battaglia pieno di fuoco. Ho finito le frecce. Non ci credo. Io sono un imperatore. Devi morire per mano mia. Se hai capito. Mi ha ucciso. Porca miseria. Allora, stavolta mi piglio tutto l'arsenale che c'è qua. Tutto. Mi rompe un'armatura, me la ripiglio. Indossa tutto quello che hai. Ok. Arco, sì. Frecce, sì. Ok, quest'arco c'ha infinità, quindi prendiamo anche quello. Mele d'oro. Totem a non finire. Indossiamone uno. Qualsiasi cosa sia questa pozione verde, la prendiamo. Le bombe le prendiamo. E si va. Oh, stavolta conosco il tuo punto debole, dragone. Ma sbaglio? È cambiata l'ambientazione. No, mela d'oro, subito. Allora, ho un'idea. Piazzo una bomba qua, così se atterra lo uccido. Una bomba la piazziamo qua e una qua. Eccolo! Attacca! Sì, non aver paura, Kendall. Hai sconfitto mostri ben peggiori. Non è vero. Ok, ho piazzato tutte le bombe. Devo soltanto farle esplodere. Mi sta per attaccare. È troppo veloce, non riesco proprio a prenderlo con arco e frecce. Non è stupido come l'Ender Dragon. Andiamo a terra. Sì. Guarda. Esplodi? Ho detto esplodi? Maledetta bomba, esplodi? Perché non esplode? Non vuole esplodere. Ok, esplosa! Oh, guardate quanto gli ho tolto! Ok, quindi devo utilizzare le bombe. Ne ho altre. Utilizzala. L'ho piazzata. Ok, questa è attiva. Devo utilizzarla appena arriva qua. Mettiamone una anche al centro. Dai. Sì, esplosa. No! Col cavolo che mi faccio buttare giù. Risaliamo in creative. Esattamente, sono tornato. Pensavi di poterti liberare di me? Ho ancora tante bombe da piazzare. Totem immediatamente. È pronta per esplodere. Dai, atterra da questa parte, ciccio bello. Niente, ragazzi, è arrivato a questo punto. Non so più veramente come distruggerlo. Ecco. Non ci credo. Cioè, 2 secondi ci mette a uccidermi. Male.
Maledetto. Sapete cosa? Voglio vedere. Secondo me queste sono le bombe più forti e più efficaci. Per me, se le metto in creativa, l'ammazzo. Proviamoci. Creativa. Ok, spammiamo le bombe grandi. Le metto tutte quante attorno. Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cioè, è impossibile. Ok. Adesso devo soltanto aspettare che una di queste bombe si attivi. Che spettacolo, è bellissimo. Ok, si sono rotte. Proviamo a piazzarne delle altre, sono esplose quelle. Lo so che la mappa ovviamente non va finita così, però sono curioso. Voglio vedere cosa succede se lo batto. C'ha 3000 di vita, ragazzi. Riempiamo tutto quanto di bombe. Vabbè, vabbè, che tra un po' esplodono. Sì! L'ho battuto! Congratulazioni, ok. E quindi? Basta. Si sblocca la difficoltà hard. Ma mi prendi in giro, mi prendi. Ma è sempre lui però. Ragazzi, spero che questo video di Minecraft giapponese vi sia piaciuto. È decisamente strano. Se questo è l'Ender Dragon giapponese, preferisco l'Ender Dragon nostro. Molto più semplice da uccidere. Lasciate un mi piace e ciao!